Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore su Ultimate Team. Siamo con l'ultimo episodio con questa squadra perché oggi mancano, come potete vedere adesso dalla grafica, quattro partite, lo giocheremo, giocheremo tutte e quattro. Con una vittoria ci salviamo, con due vittorie e un pareggio, con almeno due vittorie e un pareggio, promuoviamo il titolo, lo vinciamo solo se ne vinciamo tre e l'altra almeno la pareggiamo. Quindi sarà difficile vincere il titolo, ma quello che conta è salire divisione. Sarà difficile comunque salire divisione perché, come avete visto negli scorsi episodi, mi sto trovando veramente male, soprattutto con questo modulo. Gli obiettivi sono stati completati, cioè non sono stati completati tutti, due sono stati falliti, ma tre, gli altri tre sono stati completati definitivamente. Quindi in teoria, anzi, in pratica, non devo pensare a nessun obiettivo, devo pensare esclusivamente a vincere queste partite. Ok, primo avversario di oggi, SK Palation, con questa Liga, con Bakambu, Muriel in attacco che sono molto pericolosi, Deulofeu, Inaki pure sulle fasce sono pericolosi. La difesa forse non è perfetta, anche se è abbastanza buggatina, però noi dobbiamo impegnarci e andare a vincere questa partita. No, ragazzi, non riesco. Io sto prendendo tra l'altro triangolo e questo scivolo espulsione. Inizia benissimo l'episodio, ragazzi, dobbiamo vincere, io premo triangolo, quello scivola, premo triangolo ovviamente per far uscire il portiere, espulsione, rigore, 1-0, inizio perfetto, proprio come volevo, come desideravo. No, Vallejo, che palla che hai perso, che palla orribile hai perso, meno male l'ho sbagliata. Ancora la palla, ancora per Ciro. Ciro si gira, il tiro a giro, Ciro ancora fuori. Dai, Ciro, cazzo! Madonna, perché tutti si girano dall'altra parte invece di prendere la palla? Ecco il gol. E dai, c'era un contropiede facilissimo, bastava che Ciro prendesse la palla, la girasse a Verdi, che era completamente solo sulla fascia. E da possibile contropiede, lo fa lui il contropiede, 2-0. Al secondo tentativo, forse terzo tentativo che fa, ma io non ho la squadra, lui sì, quella è la differenza. Permettetelo, ma in caso di espulsione, ragazzi, devo per forza cambiare modulo, se no non c'è verso. Metterò, anzi, 4-3 in linea, va. Con Immobile, Verdi, invece che Palladino, qua ci metto Sharawi, che l'avevo messo io, grazie. Qua metto Hector, terzino sinistro, Vitolo, terzino destro. Martinez lo levo perché è troppo lento, assolutamente. Metto Vallejo qua, magari se ci riesco. E poi levo Risse, metto Götze, basta. Ho messo Martinez al centrocampo, perfetto, vai, non mi interessa. Vai Ciro così. Hanno placcato Verdi, ma non mi interessa. Vai Ciro, vai Ciro, vai Ciro col driven shot. Ciro Immobile al 55esimo. Grande azione, 2-1, possiamo recuperarla, io ci credo. Buono, buono Lemos, però rimpalli tutti suoi, assurdo. Via sta palla, via. Vitolo rientra bene alla grande. Avi Martinez di là per Esharawi che si gira. Esharawi col driven shot. E vabbè, però se fanno queste parate è ingiusto, è completamente ingiusto. Ho fatto un'azione della Madonna, mi devi dare il gol. Calcio d'angolo, lo batto corto stavolta. Batto corto, il cross in mezzo è buono. No, era perfetto per Ciro. Come ha fatto a anticipare? Non c'è nessuno. Vabbè, è il 3-1 questo. Ovviamente era salito anche il portiere. 3-1, più che meritato di sto figlio di zoccola. Era ovvio prendere gol se tutti salgono e sbagliamo il calcio d'angolo. Però avete visto come giocando col 4-3-3 con un uomo in meno abbiamo creato più occasioni in quei minuti che in tutta la stagione con il 3-4-3. Ragazzi, è il modulo, cioè non ve lo devo andare a spiegare io, è assolutamente il modulo che mi sta facendo perdere le partite, a parte l'espulsione dopo un minuto con io che premo triangolo e lui scivola, vabbè. Quindi ragazzi, non possiamo più vincere il titolo, tre partite per fare 7 punti, non ne possiamo perdere nemmeno una per salire. Ok, la seconda partita la giochiamo con Götze in campo perché Camacho ha un rosso, qui pure se cambio diminuisce l'intesa, oddio, arriva a 7, a 8 e 6, mentre così 7 e 9, no vabbè, la lascio così con Götze, ho messo anche Meret per aggiungere un po' più di intesa, tanto
Inigo Martinez, sì, Inigo Martinez, Savi Martinez sta facendo abbastanza cagare, quindi è inutile che lo teniamo in campo. Secondo avversario di oggi sta buggando, ancora rimasto le statistiche della scorsa stagione, della scorsa partita, perfetto. Una serie anche abbastanza forte, un 4-3 bello, bello forte, poco da dire, tutto buggato, quindi vediamo se ci farà giocare. No ragazzi, ma che diavolo di formazione è? Una formazione che la... oddio, ho fatto una chiusura impossibile. Una formazione che lascia l'attaccante punta centrale solo. Cioè non è una formazione, non può essere. Ancora in mezzo, ancora per Ciro. Dai Ciro col driven shot, dai Palladino. No. Dai, torna. Io stavo correndo all'indietro, perché sei andato verso la palla? Chi te l'ha detto? Ci prendiamo il gol. Ragazzi, che devo fare io? Stavo tornando indietro, stavo correndo indietro e lui va verso la palla. Dai Ciro! Mio Dio però, un po' pizzico di fortuna, un pizzico. Dai, lo schema. Per Verdi che se la sposta sul mancino, ma c'è la parata di Donnarumma, il mio incubo. In mezzo a cercare Ciro e Donnarumma ancora. Ma cosa devo fare ragazzi? Ancora in mezzo, ancora per Ciro sul primo palo, palo! Ancora Ciro, una ciofeca, ma che cos'è? Ragazzi, sono destinato a perdere sta stagione miseramente, tutte le partite. Finisce il primo tempo, 1-0 per lui. Cosa posso fare io se faccio 10 tiri, 6 in porta, tra quei 4 non in porta c'è un palo, cosa devo fare? Ciro, non c'è nessuno in mezzo, ma la provo uguale, c'è l'1-1 di Palladino, che tra l'altro dovrei anche togliere. Lo tolgo, nonostante abbia segnato, però intanto ha segnato, dai. Ho messo Esharawi e Marquinhos per Meret e per Palladino, che ha segnato, però deve uscire, dai. Dai, l'1-2, buono, dai Verdi, dai Simoncino, col driven shot. Vabbè, non era uscito il portiere, non dovevo fare un driven shot. E rimette in pausa. Oh mio Dio. Cosso in mezzo. Oddio, ma come ero accorto che avevo crossato da Ciro. Oh mio Dio, ma come fai a sbagliare da mezzo centimetro? Come fai? No, dai, ma da dove è passato? Attraverso è passato. Dai, chiudere. Vabbè, però tutti così, gol, meno male. Dopo non aver fatto niente tutta la partita, adesso si ringalluzzisce e Ortolà gli leva la gioia del gol. Dai, rinvia, ho premuto, avete visto la barra che si è caricata però. E dai, non mi prendere in giro, gioco. Dai Verdi, vuole l'1-2, lo riceve bene. Ancora palla in mezzo, buono, ancora per Ciro, che si deve girare. Ciro, no, no, no Ciro, non puoi farmi questo, stavo già esultando. No Ciro, vabbè, non la prendi, vero? Non la prende, ok. Dai, un palla recuperata, c'è ancora un'occasione. Per Immobile, è uscito il portiere. Ciro, Ciro! Immobile! Il gol della speranza. Il 2-1 al 90esimo. Sto coglione ha fatto uscire il portiere. E segniamo tra il portiere e il difensore. Godo, godo. A tempo scaduto. E finisce qua. 2-1. 3 punti che ci salvano. La folla in delirio. Di tutto il pubblico esulta per questo gol. Incredibile, di Ciro Immobile. Come vediamo dalla grafica, a 8 punti, a 4 dalla promozione, 2 partite al termine, ci proviamo. Eccolo qua il terzo avversario di oggi, che è una squadra della seconda liga tedesca, con un bellissimo stemma neonazista, però va bene, proviamoci. Rarisse, mettila qua giù. Proviamo la sponda in mezzo. Buono, buono lo schema. Il tiro anche non era male. Vai Ciro, vai Ciro, vai te. Vai Ciro, buono. Buono Ciro. Ancora miracolo, visto portiere. Attenzione qui. Cos'è? Cos'è sto passaggio? No, 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 no. Con tutte ste respinte. Oh mio Dio. No, vabbè, ragazzi, però, nemmeno rinviare. Ma ragazzi, ma ci prendiamo in giro. Dai Ciro, infiltrante, buono, il tiro. Però a me sulle spinte non ci vanno mai, miei. È assurda sta cosa, è assurda. Ok,
capito FIFA, grazie per l'aiuto che mi dai. 1-0 per lui, sta facendo solo possesso palla perché gioca in un modo veramente orribile, però non ci posso fare niente. Lì nel mezzo mettiamo Marquinhos, Martinez qui, e poi andiamo a levare Palladino, mettiamo il Sharawi, leviamo anche Risse, metto Goetze e Hector sulla fascia, vai. La Goetze, buono per il Sharawi, e Sharawi fermati, e Sharawi in mezzo, cioè ma aveva anche scivolato e non prende rigore, ma questo qui c'ha un culo, boh, è impossibile, impossibile, non ho mai visto uno con un culo così. Dai El Shaarawy, recupera la palla! Dai El Shaarawy! Sì, così, godo a fare il cretino, a passarla indietro al portiere, vedi cosa succede? 1-1 del Shaarawy e c'è tempo pure per ribaltarlo. Adesso segna, va. Adesso segna. Questi giocatori di merda, va a segnare. Va a segnare! Oh mio Dio, fuori. Madonna, ha rischiato di nuovo, ha messo palla giù col portiere e l'ha passata lì. Un pareggio che... Io qui volevo la vittoria, visto che per una volta ci aveva dato contro una squadra abbastanza scarsa, almeno sulla carta. Che però, cioè, guardate che chi conoscete voi? Nessuno, eppure ha giocato benissimo sta squadra. Sicuramente per il modulo, perché continuerò a dire per tutti, tanto ormai la prossima è l'ultima partita che faccio in questo modulo, quindi bene, spero per la dirigenza che non mi ridia più la difesa a 3, perché sennò veramente mi licenzio da solo. Comunque ci manca una partita che giocheremo adesso, se la vinciamo andiamo in divisione 7, se la perdiamo la pareggiamo, rimaniamo in divisione 1. Ok, ultima partita di oggi contro The Punisher, speriamo non ci punisca con questa BPL abbastanza iniziale, però con vari giocatori buggati. Non ve lo devo stare a dire di quanto sia buggata la BPL con qualsiasi giocatore che metti, però noi abbiamo un solo risultato, vincere, questa è la partita fondamentale, decisiva di questa stagione. Fanno la palla per Verdi e cercare Ciro, Ciro si gira bene. Si rigira ancora, buonissimo. Però trova sempre il difensore che gliela respinge. Bello. Bellissimo. Bellissimo gol. Io non so che dire. Sta squadra è un patire. È un patire. Meno male è l'ultima partita con questa squadra. Meno male. Cioè, guarda Lemos. Autogol di Lemos. Ecco. Autogol di Lemos. Grazie. Mono Verdi. Dai Verdi sul secondo palo, ma non a lui, c'era quell'altro. A parte che ha sbagliato a porta vuota, era in fuorigioco. Però c'era l'altro sul secondo palo. Dai, buono, l'1-2. Non era per lui, era per Ciro, perché tanto lui sbaglia. Chiunque esso sia. Chiunque esso sia, sto cretino. Madonna, era anche in fuorigioco. Palladino, fa anche rima infatti. Fatto un tiro in porta, un gol, noi 4 tiri, 3 in porta, 0 gol, faccio subito i cambi perché sta squadra è orribile. Leviamo Palladino che fa schifo, leviamo Risse che fa schifo, leviamo Camacho che fa schifo, che non sono gli unici che fanno schifo purtroppo. Gli mettiamo Martinez a centrocampo, Ettore sulla fascia, proviamo di nuovo. Dai, andate sulla palla, no dai ragazzi! Ma ragazzi, come si fa a prendere gol da questo qua? No, rigore. Rigore, aveva già tirato fuori. Aveva già tirato fuori, secondo giallo, espulsione. Ma tanto la partita è andata a puttane. La parata di Ortolà. Cioè, l'ho parata io, non Ortolà. Sto giocando con due difensori. Sto giocando con due difensori. 3-0. È inutile. Ho messo il 4-3-2-1 perché abbiamo un espulso. Con due centrocampisti adesso giochiamo. Intanto è completamente inutile continuare a giocare. Dai Verdi per favore, grazie. 3-1. Inutile, ma 3-1. Che devo fare io se lui tira con queste. Questo schifo di giocatore? Sai ve, dai, ancora sai ve. A caso, così. Tanto per tirare ha fatto. Che cos'è? Non ho nemmeno un portiere io. Bello. Bello la difesa, bello tutto. Finisce qua la partita, finisce qua la stagione. Grazie. Grazie. No, non sono passato di stagione. Sono rimasto in divisione 8, ma basta. Basta sta squadra. Veramente, li scarto completamente tutti. Porterò probabilmente Verdi, Immobile e non so, un centrocampista, forse Hector. Sta partita comunque... Probabilmente mi meritavo anche di perderla, ma assolutamente non c'è stato verso giocare con questa formazione, mi sono trovato malissimo, assolutamente malissimo.
Spero la dirigenza sia un pochino più buona per la prossima stagione, che sarà di nuovo in divisione 8, però quantomeno spero sia una squadra più giocabile, perché io assolutamente con un'altra difesa a 3 io mi licenzio, qui lo dico, qui lo nego, con un'altra difesa a 3 mi licenzio. Vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se avete fatto, passare alla pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right.